Rieccoci ben ritrovati come sempre, gentili telespettatori, Striscia Quotidiana dedicata all'approfondimento. Oggi torniamo su un argomento che è molto caldo, ovviamente non solo dal punto di vista meteorologico, ma anche nel confronto politico, nello scontro politico e soprattutto in quello che è l'interesse generale. Il decreto salva casa recentemente approvato, definito come legge dello Stato. Cercheremo di capire quali sono i punti e soprattutto chi potrà beneficiare di quella che alcuni pezzoni della politica italiana definiscono come una sanatoria, una sorta di condono. Saluto e ringrazio il nostro ospite, ci ha accompagnato lungo tutto il viaggio che poi ha portato all'approvazione definitiva di quello che era un decreto, ora è una vera e propria legge. Antonio Santosuosso, che è il presidente del Collegio dei Geometri di Avellino, è il coordinatore dello stesso organismo a livello regionale. Grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i nostri telespettatori. Allora, prima di avere una delucidazione nel merito da lei, guardiamo insieme questa clip e cercheremo di capire con che cosa abbiamo a che fare. Abbiamo terminato anche la seconda chiama. Chiedo se vi sono in aula dei senatori che non hanno votato e intendono invece votare. Pare di no e quindi dichiaro chiusa la votazione. Allora, proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge di conversione con modificazione del decreto legge 29 maggio 2024 numero 69 nel testo approvato dalla Camera dei Deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Allora, presenti 176, votanti 175, maggioranza 88, favorevoli 106, contrari 68, astenuti 1, il Senato approva. Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto legge. Ma io sono contento che il Parlamento abbia approvato il salva casa, che va a sanare, a regolarizzare milioni di piccoli problemi interni che bloccavano le case di milioni di italiani. Poi qua c'è un conflitto fra interpretazioni della legge, fra comune e procura che sequestra palazzi, cantieri, grattacieli. Io mi sono impegnato e c'è una proposta di legge in questo senso perché non ci vadano di mezzo le famiglie. Io poi non mi voglio sostituire i magistrati, però evidentemente non possono andarci di mezzo né i tecnici comunali né centinaia di famiglie che hanno speso dei soldi per mettere in palazzi che non possono essere abbattuti. Quindi il mio intento è andare a dare chiarezza interpretativa sul passato e dare una precisa idea di futuro. Giorgia Meloni rifila due fregature ulteriori agli italiani, un salva casa che di fatto maschera un condono e addirittura in pratica disattiva anche le norme antisismiche. Allora, Antonio Santosuosso, bando alle polemiche politiche, andiamo nel dettaglio. Che cosa si può fare, cosa si può sanare con questa legge? Beh, questa legge che ha avuto delle modifiche, devo dire, nella conversione in legge dobbiamo dire che delle migliorie sono state apportate e questo sicuramente favorisce una serie di interventi che ci eravamo lasciati nelle scorse trasmissioni dove dicevamo piccole cose interne, le percentuali, che anche quella si è ampliata perché passiamo da un 6%, gradualmente arriva fino al 2%, ovviamente come si incrementa la superficie. Ma la cosa importante è che si è in qualche modo sdoppiata la doppia conformità urbanistica ed edilizia che si doveva tenere prima. Che significa? Che cosa significa? Esatto, che cosa significa? È un po' differenziata, nel senso che sono state introdotte innanzitutto le varianti sostanziali nel corso di un'opera e quindi di un permesso già rilasciato, le varianti sostanziali che prima erano escluse. Questo significa che si può sanare sicuramente anche cose abbastanza difformi rispetto al titolo abilitativo e non si debba avere in questo caso la doppia conformità. All'epoca di quando è stato fatto commesso l'abuso, tra virgolette, e oggi che con le nuove norme. Importante che prima c'era un titolo, adesso vado solo a confrontarmi con le norme attuali in questo momento. Questo in qualche modo dipana un po' di situazioni a livello territoriale, perché avevamo situazioni in cui nel Piemonte potevamo arrivare addirittura a un 30%,
nel Lazio a meno del 2, per fare degli esempi un po' più clamorosi, e questo omogenea un po' la situazione su tutto il territorio nazionale. Quindi questo credo che sia un importante passo in avanti in qualche modo. L'altra cosa è si sono riviste un po' le sanzioni che erano previste prima in maniera molto molto esagerata, parlavano addirittura del doppio del valore dell'immobile, insomma c'era una serie di cose. In questo modo viene un po' calmierato, si torna un po' al vecchio regime che era il doppio degli oneri da versare nel caso in cui l'opera fosse stata in qualche modo autorizzata. Quindi questo anche è un vantaggio, ovviamente c'è un incremento che può andare dal 20 al 40%, ma sicuramente non erano i valori del primo decreto. La cosa straordinaria e importante che è stata aggiunta in corso di conversione è per le zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Viene introdotta un'importante novità, la compatibilità paesaggistica prova a prevedere anche aumenti di superficie e di volumi, situazioni che prima non erano contemplate. Quindi anche nelle zone paesaggistiche credo che sia stato un emendamento di qualche parlamentare tra il Beneventano e l'Avellinese che abbia in qualche modo introdotto questa possibilità, e credo che questa sia, la vedo positivamente, perché sicuramente c'erano una serie di cose che i comuni non avevano controllato in qualche modo ed erano rimaste lì appese. E quindi questa, la cosa più anche importante è questa deroga alle altezze e alle superfici minime dei locali. Per una persona si passa a un minimo appartamento di 20 metri quadri, per due persone a 28 metri quadri, e si deroga un po' sulle altezze, addirittura si può arrivare dai 2,70 che erano previsti prima anche ai 2,40 metri. Però ovviamente queste cose vengono in qualche modo corredate da un progetto di ristrutturazione che in qualche modo va a porre in essere le attività igienico-sanitarie, in modo che sia un appartamento che sia appartamento, insomma. Queste sono le oltre a tutto quello che prevedeva già il decreto, che ci avevamo detto in passato, cioè quello delle ampliamento di superfici in percentuale, i vaniporti, le finestre, tutte quelle cose interne, eccetera. Io non la voglio, lei è un tecnico, è un rappresentante di categoria, di un ordine professionale, meglio ancora, non la voglio trascinare nell'agone dello scontro politico, però le chiedo con tutta franchezza. Allora, a sentire Salvini si parla di balconi, verande, qualche tramezzo interno, difformità di questo tipo. A sentire Conte invece si sanano anche abusi in zone a rischio idrogeologico, con vincoli paesaggistici o addirittura a rischio sisma, come accade per le nostre zone. Mettiamola sul generale, sul popolare, la verità sta sempre nel mezzo? La verità sta nel mezzo. Perché anche dal punto di vista tecnico? Dal punto di vista tecnico, ma lo dico con molta chiarezza, nel senso che quello che dice il Ministro, dice che solo opere, non è così, ci sono delle altre cose che vanno interpretate. Poi la materia urbanistica è una materia concorrente, come si dice, perché le regioni hanno la possibilità di legiferare a loro volta. È chiaro che noi dobbiamo oggi confrontarci con questa modifica, che questa è una legge che va a modificare un testo unico, va a modificare in alcune parti il testo unico 380 del 2001, ed è chiaro che poi dobbiamo avere anche la possibilità di ragguagliarci con le norme regionali, che a volte sono ancora più permissive di quella di questa, in alcuni casi, in altri casi no. Quindi è chiaro che la verità sta in mezzo, ma rispetto al fatto che qualcuno dica le norme sismiche, non è così. Noi abbiamo sempre da dimostrare che sismicamente sia fatta bene e sia fatta secondo le ultime norme. Dobbiamo sempre andare poi a depositare i nostri atti e essere autorizzati dal Genio Civile. Quindi queste cose che si dicono un po' così credo che non sia reale e vero. È chiaro che, ripeto, ci sono delle cose rispetto alle varianti sostanziali che secondo me ampliano la doppia conformità, che si viene alleggerita in qualche modo. Sono cose sicuramente che vanno a vantaggio dei cittadini per regolarizzare una serie di fabbricati, di appartamenti che semmai non riescono neanche a essere venduti o commercializzati perché hanno queste piccole difficoltà. Grazie ad Antonio Santosusso, Presidente del Collegio dei Geometri di Avellino, coordinatore dello stesso organismo a livello regionale. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei.
Grazie ai nostri telespettatori, si chiude qui anche questa puntata della Striscia Quotidiana dedicata all'approfondimento. Arrivederci.